Il mio rapporto con Riva nasce dalla mia passione per capire sempre come le cose funzionano, come si fanno, e perché io non disegno le cose in solitario, mi vengono delle idee e poi mi piace avere, come dire, uno scontro-incontro che diventa fecondo e che porta fino in fondo il germoglio della tua idea, parlando con chi lo deve fare, parlando con i materiali, con le tecnologie, con il saper fare, e che mi ha sempre incuriosito sin da giovane. E quindi Riva è uno dei pochi posti in cui tu hai questo tipo di incontro, scontro. Tutte quelle ville, villette che ci sono in Brianza, piantano i cedri, poi quando diventa grande grande non sanno più come fare, bisogna tagliarlo. Lui dice: te lo taglio io, stai tranquillo. Lo porta via e poi lo mette sul tornio e riesce a tornire degli oggetti straordinari. A me è venuto in mente di riprodurre questi coni con la base come complementi d'arredo in casa, dappertutto. Gliel'ho fatto vedere e lui in un baleno li ha fatti. E poi mi ha fatto vedere questa sorpresa che io non sapevo che avrebbe fatto. Ha preso questo stesso cono di cedro, l'ha messo come nel forno e l'ha bruciacchiato, è diventato un'altra cosa straordinaria, prezioso come fosse marmo nero, ebano, onice, insomma. Io ho frequentato la scuola di architettura. Il più interessante punto di fusione tra la creatività, il fare, le scale immense del paesaggio, del territorio, che poi via via si restringono, la scala della città, la città che passa all'edificio, fino ad arrivare agli arredi, eccetera. E ho cominciato subito, da giovanissimo, appena uscito dall'università, ho disegnato un tavolo, aprirò subito il compasso d'oro. Ho disegnato la prima macchina della mia vita, nessuno mi ha insegnato a disegnare macchine, e ha preso ancora un compasso d'oro. E questa storia è stata una continua storia di piccole bombe che esplodevano, di successi e di interessi e di campi che io frequentavo con naturalezza. Riva, se non ci fosse, mi avrebbe inventarlo, è come una riva del mare a cui si arriva dopo aver traversato tutta quest'acqua della creatività, e finalmente se arrivi lì tu sai che sei salvo, che riesci a fare delle cose perché entri in un procedimento di scambio creativo. Sì.